eseguirò un draw sul piatto con lo slip hammering. Allora, il tipo di tiro che ho usato, la tecnica dello slip hammering, è una tecnica tutta moderna, non è quella tecnica che usavano i cowboy nel vecchio West. Nel vecchio West si usava a tirare in questo modo tradizionale. Nei pochi duelli che ci hanno la storia dell'epopea West ci ha consegnato, si tirava estraendo, e mentre si estraeva si inarcava il pollice così. Che succedeva? Che molte volte, specialmente con i revolver con canna più lunga da 7 pollici e mezzo, circa 19 cm, nella concitazione si sparavano nel piede prima che estraevano l'arma, quindi era pericoloso. Poi c'è stata la tecnica del fast draw, cioè del draw cinematografico hollywoodiano, dove si tirava dal fianco, così. Oh, questa tecnica è tutta degli spaghetti western, ma in effetti non era stata mai usata, forse qualche volta, nell'epopea western, perché i personaggi usavano la tecnica che avevo detto prima. Lo slip hammering, che è anche nata negli anni 50, quindi ben lontano dall'epopea western, permette di estrarre con il grilletto già premuto e poi con il pollice della mano debole dell'altra di azionare il cane e sparare. È una tecnica precisa, veloce e sicura. Precisa perché consente di indirizzare il mirino sul bersaglio, cosa che invece non consente il fast draw che si spara dal fianco. Veloce perché riesce a stare nei tempi di abbastanza del secondo, e sicura perché non comporta nessun pericolo di spararsi nei piedi come la tecnica del West tradizionale, in quanto premendo il grilletto non, il cane è abbassato e quindi non può succedere niente. Il grilletto poi, il cane poi viene alzato nel momento che si spara. Mi dispiace che la registrazione è venuta così senza prove, perché è tutto in diretta. Questo era un discorso che devo fare più a tavolino e più con calma, montando il video, ma è venuto tutto così nella normalità. Vabbè, vi saluto, ciao.